È giovedì sera e questo significa che parte una nuova puntata di ABS Motori. Siamo arrivati alla numero 68, ma abbiamo veramente tante cose da raccontarvi. E prima di farlo, chiaramente, Giuseppe Polari, buonasera. Ciao Francesca, buonasera a te, buonasera ai nostri telespettatori. Hai detto bene, 68 puntate di ABS Motori, che sa il significato? Automotive Business Bravissima. Service. Abbiamo tante richieste, tante, diciamo, complimenti, adesso sto balbettando, complimenti da parte dei nostri telespettatori. Vorrei ricordare due nominativi in modo particolare, l'Anna del Bar Villa a Milano e soprattutto il team Leida. Ecco, ci segue tutte le puntate. Salutiamoli, grazie per essere dei fedeli telespettatori di ABS Motori. Fedelissimi, direi. Allora, abbiamo, Giuseppe, visto già l'altra volta una piccola modifica a quello che è il nostro TG News, la nostra rubrica che apre la nostra puntata, e quindi anche oggi abbiamo, c'è una novità. Sì, c'è una novità, infatti non vogliamo spoilerare niente. Vediamo. Sigla. Vediamo. Buonasera telespettatori, vediamo ora le news. Parigi-Dakar in ciao, un sogno nel cassetto, tanto coraggio e un viaggio a scopo benefico. Mirko Targonni e Alice Zanni si sono rimessi in sella al ciclomotore di Casapiaggio dopo l'incredibile viaggio del 2021 fino a Capo Nord. Questa volta hanno affrontato 4.601 km in 23 giorni, partendo dalla capitale francese fino a raggiungere quella del Senegal. Un'impresa tutt'altro che facile, che ha sottoposto i due storici mezzi a prove molto dure. Ma anche questa volta l'avventura è stata portata a termine con successo. Lightyear e Arval, unite le forze a favore della mobilità sostenibile. L'azienda high-tech olandese Lightyear, che produce la prima auto elettrica a energia solare al mondo, Lightyear Zero, ha firmato un accordo di preordine con Arval, professionista nel noleggio a lungo termine di veicoli multimarca e attore chiave nelle soluzioni di mobilità sostenibile di proprietà del gruppo BNP Paribas. Il preordine consta di 10.000 unità di Lightyear 2, il nuovo modello di Lightyear, e grazie a questo accordo l'azienda ha un nuovo partner di mobilità di riferimento per i clienti aziendali e consumatori privati, per sperimentare la mobilità solare elettrica nei mercati chiave di Arval in Europa. Accademia Formazione Auto 180. Lo scorso anno è stato per l'Accademia di Auto 180, rete di centri multiservice in Italia, un 2022 ricco di corsi di formazione. Tra tematiche tecniche e manageriali, il numero di partecipanti ha toccato i 276 in 14 sessioni. Ben 96 ore di formazione in aula con l'obiettivo di riproporre, anche nel 2023, un numero alto di corsi di formazione di qualità. La nuova piattaforma Marelli. Al CES 2023 Marelli ha presentato, insieme ad altre novità tecnologiche, la piattaforma Cockpit Domain Controller Unit di prossima generazione MindXP. Il sistema fornisce un'unica piattaforma e un'unità di controllo elettronico per gestire una molteplicità di sistemi operativi ospiti e funzioni abitacolo, tra cui infotainment, quadri di bordo, sistemi di ausilio alla guida e head-up display, per migliorare l'esperienza di conducente e passeggeri. Hai visto, Francesca, quante notizie e soprattutto questo volto nuovo, giusto? Questo volto nuovo, tante Elena, novità nel 2023. Sì, sarà una delle persone che sono entrate nella squadra di 2SG e soprattutto con lei, insieme a te, insieme a Martina, eccetera, eccetera, entreremo nelle vostre officine, carrozzerie, centri di riparazione, non solo, ricambisti, distributori, insomma, nel mercato dell'aftermarket per raccontarlo. Certo, certo. E oggi facciamo questa sera la stessa cosa, perché, Francesca, dove siamo andati? Siamo andati da LK Curiag, perché c'è stato questo evento particolare al quale Bravissima. Tu hai assistito. Assolutamente sì, c'è stato una 3 giorni intensa dove i manager dell'azienda hanno incontrato la forza vendite per parlare di che cosa. Ascoltiamo di che cosa si è parlato.
Da giovedì 12 gennaio a sabato 14, Luna Hotels Fiera Expo Milano è stato teatro della riunione Mercato 2023 LKQ Riag, che ha visto la direzione commerciale, la rete di vendita e tutte le funzioni di business dell'azienda insieme, per condividere i punti di forza della strategia e le novità di prodotto e servizio che nelle prossime settimane verranno illustrate ai clienti. La prima giornata è stata aperta dal CEO del gruppo, Serafino Bartolozzi, che ha fornito alla platea una panoramica di ampio respiro del contesto geopolitico e macroeconomico in cui ci troviamo ad operare, con un focus sulla nostra industria che presenta numerose sfide e opportunità, per finire con una panoramica sulle novità interne al gruppo LKQ. Il direttore commerciale Marzia Castellani ha illustrato la strategia e la progettualità dell'azienda, costruite sulle esigenze dei suoi clienti e basate su tre pilastri. Offerta prodotto per soddisfare tutte le necessità delle officine e distinguersi sul mercato. Servizi dedicati a supportare il ricambista nella gestione della propria attività. Attività per aiutarli a sviluppare il business e aumentare le vendite. Il direttore vendite Salvatore Miligi ha guidato la platea negli intensi tre giorni, coordinando gli interventi su progetti, iniziative speciali, lanci e piani d'azione per prodotti e servizi e connettendoli alla politica vendite. Ci siamo voluti focalizzare nuovamente sui fondamentali. E la prima cosa è appunto l'attenzione verso i nostri clienti, i clienti ricambisti, i quali, come sappiamo, stanno attraversando un periodo di evoluzione molto forte. E quindi noi abbiamo messo in campo tutta una serie di servizi e di supporti che abbiamo elaborato in questo periodo, tesi a consentirgli di lavorare meglio con i loro clienti, che sono appunto gli autoriparatori. Ma al di là della condivisione c'è stato un forte dibattito che ci ha consentito di ulteriormente migliorare l'organizzazione di questi servizi e di come presentarli al mercato. L'ultimo filone è quello teso a sviluppare business verso le officine, quindi tutta una serie di attività di sell out, come per esempio la promo officina, che non è altro che un'attività di vendita fatta sempre ai nostri clienti ricambisti, ma che tende ad andare direttamente verso le officine. Le officine, con questo c'è uno strumento che è un portale, le officine attraverso questo portale possono fare degli ordini e che vengono consegnati poi direttamente al ricambista, il quale poi li consegnerà ai clienti. Il beneficio per le officine è quello di ottenere tutta una serie di vantaggi in termini di premialità oppure di strumenti di lavoro. Non è finita qui, Giuseppe, perché con le telecamere di ABS Motori abbiamo voluto intervistare anche il direttore commerciale, ossia Marzia Castellani, e anche... Assolutamente, Salvatore Miligi, direttore vendite, che ci hanno raccontato, e sono entrati un po' più nel dettaglio, le dinamiche per le attività commerciali di vendita di LKQ Riag 2023. Ascoltiamoli. Ci siamo trovati qua a Milano con tutta la nostra forza vendite, ma con tutta l'azienda stessa, con tutta la direzione commerciale, proprio per cominciare con la grinta che ci rappresenta da sempre questo 2023, che si basa su una forte integrazione di filiera, confermando il ricambista come il nostro punto di riferimento. Abbiamo lavorato sull'offerta di prodotto che ha il suo cuore e premium brand, ma allo stesso tempo arricchita dell'offerta private label, proprio per rafforzare la flessibilità e la dinamica di tutta la nostra gamma nei confronti del ricambista. Ma allo stesso tempo abbiamo lavorato sui servizi, che mi piace chiamare supporti per la gestione dell'attività, proprio per supportare i nostri clienti a lavorare meglio. E il terzo punto, quindi, anche le attività di sviluppo business. Sviluppo business proiettate verso le esigenze e le necessità del riparatore. In questo modo daremo gli strumenti al ricambista per poter aumentare le loro vendite, perché il concetto di una filiera integrata per me è proprio questo. Tre attori, Riag, ricambista e riparatore, che lavorano in maniera coordinata, efficiente per il servizio all'utente finale, che può essere un privato, un professionista o una flotta. Le tre giornate si sono concluse con una mezza giornata dedicata alla sintesi di tutte le attività che abbiamo presentato durante appunto questa riunione con la nostra rete vendite. I nostri agenti hanno lavorato su aspetti
particolari di come appunto operativamente poi tutta la politica commerciale che abbiamo appunto presentato deve essere sviluppata sul territorio. Allora Giuseppe, come abbiamo potuto sentire dalle parole di LK Curiag, si vede che il ricambista sì. È un po' al centro del loro progetto di quest'anno. È fondamentalmente al centro, non un po', ma proprio diciamo in modo chiaro al centro del progetto dell'attività di LK Curiag. Esatto, è il momento, Giuseppe. Adesso della parte tecnica, esatto. Che molta gente si strappa i capelli per vedere questi video eccezionali. Noi siamo andati dove? Presso un'officina di Reggio Emilia, che Daytona. Si chiama Daytona. Non hai visto che adesso ti ho anticipato, fantastico. Lo sapevo. Fantastico. Dove abbiamo il nostro amico ci mostrerà l'intervento sul volano bimassa di questa Jeep Renegade. Guardiamolo. Allora, buongiorno e benvenuti a Autoservice Daytona. E vi vogliamo mostrare oggi un inconveniente che ormai è diventato abbastanza consueto, è diventato un po' una croce per gli automobilisti da quando si è cominciato a montare il volano bimassa, ovvero quelli che sono i danni provocati appunto dalla rottura di questo componente, avvertibili con una sensibile rumorosità del veicolo. E se vi avvicinate vi mostro il particolare incriminato. Questo è il volano motore in cui all'interno ci sono dei cuscinetti smorzatori e questo è il gioco che ha accumulato, probabilmente dovuto a delle eccessive sollecitazioni. Questo gioco si è ripercosso, come vedete c'è questa parte che è completamente compromessa, in cui ha completamente mangiato la boccola di sostegno. E questo gioco ha provocato poi di conseguenza gli altri problemi che vi vado a mostrare. Sostanzialmente pensate che questo particolare gira fino a 4.000 giri, per cui questo sbilanciamento provoca vibrazioni alla macchina e quant'altro. E tutto questo movimento ha danneggiato sia la carcassa del cambio, quindi è andato a sbattere ripetutamente anche con una lesione proprio al cambio stesso, e il manicotto dove appunto appoggia il cuscinetto della frizione. Come vediamo, questo inconveniente non è dovuto a un'usura eccessiva della frizione, ovviamente una cosa in più che può amplificare questo difetto potrebbe essere un gancio di traino. E comunque fortunatamente non in tutte le vetture è così poco longevo, in altre comunque la percorrenza ormai arriva a delle situazioni sostenibili. L'unica cosa che purtroppo è la croce che si può segnalare è che comunque i costi sono completamente raddoppiati a quello che era una volta la sostituzione della sola frizione. Giuseppe, prima di andare in pubblicità volevo farti una domanda. Sì, ti piace giocare a golf? Sono un quasi tesserato, diciamo. Davvero? No, non è vero, sto scherzando. Assolutamente. Però a molti del mondo aftermarket piace giocare a golf. Sì. E per questo motivo 2SG Editore sta preparando un progetto che è molto interessante. Sì, assolutamente. Andremo direttamente, il mondo aftermarket andrà direttamente sul campo da golf. Sì. A fare che cosa, Giuseppe? A fare proprio una gara, un'attività, proprio per condividere una giornata spensierata, far networking, dove ad Esenzano, adesso non vogliamo spoilerare nulla di nuovo, ma si tratterà di un evento esclusivo dove tutti voi, amanti e non amanti del golf, potrete partecipare per far che cosa? Networking. Assolutamente sì, se volete partecipare un'email a info@2sg.com. Giuseppe, ci fermiamo un attimino sì. E diciamo ai cari telespettatori di rimanere qui con noi perché tra pochissimo abbiamo veramente tante tante novità. A tra poco. Thank you.
preso un panettone, ma non è ancora Natale. Registra la tua auto. Scatta le foto del danno e inviale con l'app per un preventivo in 24 ore. Don't worry, be happy car. Rieccoci nella seconda parte di ABS Motori. Allora Giuseppe, adesso è il momento di parlare di questa azienda che si chiama AC Roycar. Le telecamere di ABS Motori sono entrati proprio all'interno del laboratorio AC Roycar e insieme a Manuela Castiglioni, che è amministratore delegato dell'azienda, abbiamo visto qualcosa di veramente interessante. Sì, direi sì. Siamo entrati nel tecnico, come sì, da nostra tradizione, per vedere come funzionano alcuni componenti di questo, diciamo, impianto che sta nascosto dove? All'interno della portiera della vettura. Vediamo che cosa ci hanno raccontato. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Manuela Castiglioni, amministratore delegato della AC Roycar. Oggi, grazie ad ABS Motori, abbiamo l'opportunità di mostrarvi il processo di montaggio di uno dei nostri prodotti. Abbiamo a disposizione il nostro responsabile di laboratorio, Manuel, che vi mostrerà tutti i processi per montare uno dei nostri ultimi prodotti. Ci troviamo nel laboratorio di AC Roycar, dove facciamo vedere la sostituzione dell'alzacristallo che si trova sul pannello smontabile sulla porta Mercedes Vito del 2014 in avanti. Abbiamo fissato i quattro punti sulle entrambe guide, andiamo a fissare il motore sulla piastra. Usiamo il tubo da 8, adesso procediamo con il montaggio della piastra, dove dopo andiamo a fissare il motore dall'altra parte e ovviamente tagliare le fascette che sostiene il rocchetto. Andiamo a fissare il motore, sappiamo che questo motore ha una funzione comfort, come si vede ha più pin del solito di un motore elettrico normale. Una volta fissato il motore si va a collegare il cablaggio. In questo caso il pannello con l'alzacristallo fissato è pronto per essere montato. Un passaggio importante per montare il vetro sulle pinze, bisogna portare le pinze stesse in questa posizione, allargare la pinza da una parte e dall'altra e far scendere il vetro. Incastrando il vetro sulle pinze, stringendo ovviamente il vetro. Conclusi i lavori di montaggio di questo alzavetro, assicurarci che il vetro sta sulle pinze, facciamo la prova del motore. La macchina si può consegnare tranquillamente al nostro cliente. Dal laboratorio AC Roycar, arrivederci, buona giornata. Tema molto discusso di queste ultime settimane, di queste ultime puntate, e tema che tra l'altro sta facendo arrabbiare un po' gli italiani, gli automobilisti. A me in modo particolare. Ecco, un pochino a tutti, dobbiamo dire la verità. È il tema chiaramente del caro carburante. Che cosa è successo? È successo che lo sappiamo, ci sono dei prezzi veramente alti. La settimana scorsa abbiamo fatto un'intervista al presidente FAIB e questa settimana abbiamo chiesto un po' cosa ne pensano anche gli automobilisti, Giuseppe. Sì, direi di sì, perché ovviamente siamo noi, sono loro, siete voi che portate avanti l'economia. Vediamo cosa ci hanno risposto. Buongiorno, caro carburante, un commento? È un aumento abbastanza spropositato che va a intaccare soprattutto i giovani come noi che iniziamo a guidare da poco senza avere un effettivo guadagno e non possiamo fare molte cose rispetto a quelle che vorremmo fare effettivamente. Ma fortunatamente il mezzo che utilizzo io è aziendale, però nulla toglie che purtroppo al giorno d'oggi sono aumentati talmente tanto che nonostante tutto non va bene. Caro carburante, un commento?
È molto caro questo caro carburante, si fa fatica, bisogna fare attenzione, bisogna ragionare sul da farsi, bisogna anche limitarsi, una passeggiata in meno, una gita in meno, andare a trovare una persona in meno, sì, bisogna fare conti. Una volta, adesso faccio una banconota, una volta magari facevo due. Ne penso, che dura, non so dove andiamo a finire, veramente non abbiamo parole, perché facciamo fatica. Io faccio 50 euro ogni due giorni, ormai non ce la faccio più, cioè, è dura, molto dura, ma sto governo chissà cosa farà, non lo so. Allora, insomma, un po' dai racconti, Francesca, si capisce perfettamente che non tutti sono contenti, anzi, diciamo nessuno. Sì. Però, ovviamente, abbiamo coinvolto, e non poteva essere diversamente, per una corretta informazione, coinvolgere il presidente di Federconsumatori dell'Emilia-Romagna, Renza Barani. Sentiamo che cosa ci ha detto. Le associazioni dei consumatori hanno incontrato venerdì scorso il ministro Urso, proprio per avanzare le proprie proposte in merito allo spinosissimo e gravosissimo tema del caro carburanti. Noi abbiamo chiesto che lo sconto che era stato predisposto dal governo Draghi venga reintrodotto, perché il caro carburanti, che si sta davvero abbattendo sui bilanci familiari, pesa moltissimo sulle condizioni economiche complessive delle famiglie. Pesa in quanto appunto costo del carburante aggiuntivo, ma pesa anche come diciamo inflazione generale, perché come ben sappiamo nel nostro paese i trasporti avvengono per la maggior parte su gomma e quindi il caro carburanti poi si abbatterà sui prezzi in generale, aumentando e alimentando un livello di inflazione che già le famiglie stanno pagando. Quindi è per noi assolutamente urgente che, pur con una scelta politica legittima di questo governo, venga ripensata e venga reintrodotto appunto lo sconto. Anche perché questo caro vita si abbatte sulle fasce più deboli. Vanno alimentate, vanno sostenuti i controlli, perché il tema delle speculazioni c'è, secondo noi anche attraverso osservatori territoriali fatti anche nelle prefetture, in modo da avere appunto un controllo preciso. Allora, il tema del costo del carburante, come abbiamo capito, è veramente importante. Nelle prossime puntate entreremo nei dettagli, ovviamente anche con altri importanti personaggi, che con loro vedremo se questo aumento è giustificato. Sicuramente no. Esattamente. E poi adesso vogliamo farvi vedere questa rubrica, che è una rubrica che è piaciuta molto ai nostri telespettatori. Moltissimo. Dobbiamo dire che sono arrivate veramente tante email e dicevano bella, bella, perché sono delle interviste un pochino diverse. Le avevamo già fatte, in questo caso però riguardano le officine, quindi guardate. Sulli Mauro, l'autofficina di Cesano Boscone. Erika Schidoni, Midas Abbiategrasso. Allora, Schidoni Massimo, l'officina Car Service SNC. Allora, la prima domanda che le faccio è: la svolta verso l'elettrico la vede come un timore o un'opportunità? No, un'opportunità. Quindi la svolta verso l'elettrico è... Sì. Beh, ormai stiamo andando su quel coso lì, anche per il discorso il green, quelle robe dell'inquinamento. La nostra azienda è sempre stata molto attenta a quelle cose lì. Allora, la svolta verso l'elettrico è da una parte un timore, perché andiamo a perdere tutte quelle vetture con motori dove puoi fare la qualsiasi cosa, e un'altra è anche un'opportunità, perché comunque ci evolviamo, quindi impariamo cose nuove e la speranza è di imparare a far tutto con corsi eccetera, in modo tale che il cliente, qualsiasi che sia, macchine vecchie piuttosto che macchine nuove, riusciamo a gestirlo e a dargli tutta la nostra massima possibilità. La proiezione è il parco circolante elettrico, quindi ibrido elettrico, l'orientamento è quello. È un grande timore, perché comunque l'elettrico comporta a bere manutenzioni ridotte, più professionalità e personale altamente specializzato, non solo specializzato, perché parliamo di alte tensioni.
Quanto è importante per voi la formazione professionale? Formazione molto importante, noi abbiamo fatto tutti i nostri corsi, quindi è molto importante sia per noi, per gli anziani, che li facciamo sempre, e i ragazzi giovani che vengono qua. Allora, l'esperienza professionale e i corsi per quanto riguarda l'imparare è sempre ben accetta ed è molto molto utile, perché comunque ogni persona è importante che si formi e sia sempre aggiornato con tutte le varie procedure, norme che entrano in vigore. La formazione è indispensabile, è inevitabile, altrimenti si rischia di essere fuori dal mercato nel giro di brevissimo tempo. Quanto è importante il rispetto delle scadenze dei tagliandi? Cosa succede quando non rispettiamo? Allora, la scadenza dei tagliandi, come dice il nostro cliente, è molto importante, prima di tutto per la manutenzione perfetta dell'auto e soprattutto per la sicurezza dello stesso cliente e per gli altri. È sempre importante fare un piccolo tagliando, un passare in officina e cambiare solo l'olio per dare un'occhiata alla macchina, anche in generale. La manutenzione è indispensabile con tutta la tecnologia, l'elettronica abbinata a questi nuove auto dove hanno un altro po' più centraline, più moduli che componenti, poi si va in rischio a delle spese che da sostenere sono notevoli. Qual è secondo lei la chiave per fare un buon lavoro proprio nell'officina in generale? Allora, prima di tutto la professionalità. La professionalità è dovuta, oltre all'esperienza che abbiamo, bisogna farsela, soprattutto seguire tutti i corsi che ti fa fare. L'importanza è la professionalità, la gestione del cliente e la qualità che si dà al cliente. Il mondo dell'officina nei prossimi 5-10 anni è un terremoto, perché l'orientamento delle concessionarie, l'orientamento è portare a 6 clienti, quindi potranno secondo me vivere solo grandi gruppi organizzati dove entreranno i clienti e avranno un servizio a 360 gradi. E allora siamo arrivati anche alla fine, sorridi perché sei contento? Purtroppo il tempo vola. Il tempo vola. Anche questa puntata è stata ricca veramente di tanti contenuti, speriamo che vi sia piaciuta. Potete sempre contattarci, abbiamo tutti i nostri canali social ABS Motori, abbiamo anche le nostre riviste che potete vedere qui sotto, info@2sg.com, siamo noi, potete scriverci quello che volete, magari anche qualche consiglio, qualche assolutamente, notizia. Sono fondamentali. Anche perché insomma la trasmissione diciamo ha diversi contenuti, cerchiamo di bilanciare un po' la parte meccanica, carrozzeria delle moto, ma anche tutto quello che riguarda la quotidianità, però abbiamo bisogno anche di indicazioni da parte vostra. Esattamente, quindi continuate a seguirci, mi raccomando, il prossimo appuntamento sarà giovedì prossimo, sempre qui su Canale Italia, sempre alle 20:30. Grazie Giuseppe Polari. Grazie a te Francesca Agnati, buona serata. Buona serata.